Ministro, c'è sempre un'emergenza, una preoccupazione da fronteggiare nel suo lavoro, poi ce ne sono tante, ma io non vorrei che si dimenticasse che questa settimana è stata la settimana in cui si è data attenzione, e giustamente, al tema della violenza contro le donne. 9 donne uccise ogni mese, nel 2021 già 109, l'8% in più rispetto all'anno prima. Ora, siccome si tende poi a dimenticare, perché altre emergenze, tanto per dire, quella diciamo della pandemia, incombono, io però vorrei proprio partire da qui perché è importante. Le chiedo, cito l'ultimo caso, no? Mirko Genco, ex compagno di una ragazza peruviana che era stato arrestato già 2 volte per stalking nei confronti di Juana Cecilia Loyasa. Ecco, Genco aveva incontrato il responsabile del centro che si prende cura degli uomini maltrattanti una sola volta, poi non c'è andato più. Che cosa bisogna fare per non, come dire, sottovalutare la rabbia che sta crescendo magari in quell'uomo? Perché forse si poteva prevenire l'ennesima uccisione di una donna. In effetti ha ragione, perché la violenza di genere è un fenomeno purtroppo radicato nelle società, che va oltre poi le differenze geografiche, di nazionalità, di ceto sociale. E devo anche dire che spesso il comportamento delle donne che subiscono violenza tra le mura domestiche è caratterizzato anche da un rinvio nel fare denuncia, un rinvio talvolta che è fatale, perché è necessario che scatti immediatamente la consapevolezza di rivolgersi alle forze di polizia, perché occorre avere fiducia nelle istituzioni. Ecco, questo è un punto fondamentale, perché assolutamente la fiducia si crea, io ritengo, anche con il coinvolgimento della scuola, del mondo del lavoro, della rete familiare, perché questo compito di controllo, di vicinanza alle donne non può essere relegato, questo lo dico sempre, soltanto all'azione della magistratura, o delle forze di polizia o delle tante associazioni che fanno muro contro la violenza. Quindi noi dobbiamo chiedere un ulteriore sforzo proprio di captare i pericoli e di prevenirlo, quello senz'altro. Alla comunità che tenga le orecchie, diciamo, bene attente. Ora però, esistono dei corsi, no? Per uomini maltrattanti. Per esempio c'è un protocollo, il protocollo Zeus, che ha un certo successo. Il punto è convincere questi uomini a sottoporsi a questo protocollo. Intanto, Ministro, ci spiega in che cosa consiste? Allora, noi pensiamo che la tutela delle vittime non si debba esaurire sul piano repressivo penale della condotta. Fondamentale è l'attività di prevenzione, in cui centrale è la misura dell'ammonimento, da qui dobbiamo partire, del questore nei confronti del maltrattante. Allora, cosa succede con il protocollo Zeus, che è un protocollo che è stato attivato inizialmente dalla questura di Milano? Il questore informa il soggetto maltrattante della possibilità di sottoporsi ad un programma di prevenzione organizzato dai servizi sociali assistenziali. E a questo punto, dopo il colloquio con il questore, che non è una mera formalità, perché favorisce anche un momento di empatia con il persecutore maltrattante. E quindi devo dire che in questo caso ha dato un grande successo, perché a seguito di questi corsi che sono stati svolti, solo il 6% dei soggetti ammoniti ha ripreso il percorso di trattamento, percentuale che scende poi al 4% per la questura di Milano. Quindi vuol dire davvero un momento importante, perché si tratta di far
far comprendere l'importanza anche di saper contenere i momenti di rabbia, di momenti diciamo quando la condotta può sfociare in una nella violenza che poi porta purtroppo a questi tragici eventi a cui abbiamo assistito in quest'anno, che come diceva lei abbiamo avuto un 8% perché siamo a 109 vittime, quindi è un numero importante. Ministro, voi al Viminale avete i dati, no? E potete, come dire, fare una verifica su come è cambiato il contesto sociale italiano dopo la pandemia. Per esempio, mi risulta che le violenze domestiche siano aumentate. Lei che era ministro prima e durante e adesso, no? Come può raccontarci in un flash il cambiamento delle violenze, non soltanto domestiche, ma proprio il cambiamento nell'attitudine degli italiani? Avete notato per esempio un aumento, oltre che di violenza contro le donne, di violenza contro i figli, in generale un aumento della violenza? Assolutamente sì, perché anche il periodo di lockdown che ci ha visti tutti chiusi in casa evidentemente ha creato un aumento di conflittualità all'interno delle famiglie, quindi noi consideriamo che proprio dal gennaio al novembre 2021 noi abbiamo avuto 136 omicidi in ambito familiare con 93 vittime donne, quindi voglio dire che è un discorso generalizzato anche nei confronti dei ragazzi, dei giovani che stavano in casa, tant'è vero che posso dire su questo che al Dipartimento di Pubblica Sicurezza va riconosciuto un costante impegno nella formazione del personale e dal 2018 sono state poi diffuse anche procedure di primo intervento per episodi di violenza di genere. E poi vorrei segnalare ancora un'app che è stata predisposta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma ulteriormente ampliato oggi proprio di recente, che è la possibilità tramite un'app, ed è stata pensata proprio nel periodo del lockdown, nel senso che chi il maltrattato con un semplice click poteva raggiungere il posto di polizia più vicino per il soccorso immediato. Oggi c'è la possibilità di cancellare anche questo segnale che viene mandato alle forze di polizia dal proprio cellulare, che però rimane impresso negli uffici, per cui questo tipo di immediata richiesta di soccorso tramite la georeferenziazione è davvero utile, perché si può raggiungere in un momento davvero in tempi brevi quella che è la località da cui è partita la richiesta di aiuto. E farsi salvare in questo modo. Ministro, lei ha parlato appunto di lockdown e tutti noi, io per prima ricevo domande piene di preoccupazioni da parte delle persone che incontro, mi dicono: ma ci richiuderanno ancora? La variante Omicron è la notizia di oggi, è in Italia, c'è un contagiato arrivato dal Mozambico, tornano le mascherine all'aperto in molte città, ci sono i controlli delle forze dell'ordine che hanno per esempio elevato multe nei ristoranti che non chiedono il Green Pass. Ministro, come vi state organizzando? E a oggi lei può escludere che ci richiudiate di nuovo? Io dico che la variante Omicron che è stata isolata proviene da paesi diversi della parte meridionale dell'Africa, che proprio a detta dei virologi presenta diverse mutazioni. Bisognerà comprendere in tempi brevi se tutto questo comporterà una maggiore contagiosità. Al momento sembra che i vaccini
mantengano la propria forza, diciamo, per la forza che ha, che fino adesso ci ha salvato. Quindi è ancora più importante che la terza dose venga effettuata quanto prima, questo è assolutamente importante. Ed è importante anche la massima prudenza da parte di tutti i cittadini, l'utilizzo della mascherina, del distanziamento, perché in effetti mai come ora dobbiamo essere molto collaborativi, e quindi devo dire che i cittadini si sono sempre comportati più o meno con un grande senso di responsabilità, e quindi io ritengo che a maggior ragione in questo momento debbano collaborare ancora di più, e noi da parte nostra faremo ovviamente tutti i controlli necessari. Domani proprio io avrò un incontro da remoto con i prefetti, con il capo della polizia, i comandanti generali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, proprio per cercare di predisporre un piano che poi i prefetti in sede di comitato provinciale possono attuare sui territori. È il momento della responsabilità, io quello credo, è del momento davvero che non dobbiamo lasciarci prendere anche il periodo, diciamo, natalizio. Se vogliamo viverlo in serenità, dobbiamo fare la nostra parte. Lei l'ha già fatta la terza dose, ministro? Io la farò il 3 dicembre. Come me? Anche il 3 io. Benissimo. E quindi senta, ministro, prima di... Ci rassicurerà. Prima di lasciarci, abbiamo visto in TV le immagini del trattato del Quirinale, l'ho vista anch'io lì con tutte le autorità, col Presidente della Repubblica, con il Presidente francese Macron, con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Alla luce anche di tutte le nuove notizie che arrivano sul fronte dell'immigrazione, abbiamo visto la tragedia che si sta consumando per i migranti che attraversano la Manica, come quelli, per quelli ammassati ai confini tra Polonia e Bielorussia. Questo trattato del Quirinale, questo trattato tra Francia e Italia, in che cosa cambierà, per esempio, le politiche sull'immigrazione? Dunque, il trattato è davvero importante perché crea una stagione di rinnovato slancio nei rapporti tra i nostri paesi. E grazie al trattato bilaterale di cooperazione rafforzata, anche le politiche migratorie, la cooperazione transfrontaliera e tutti i temi collegati alla sicurezza potranno essere affrontati con un approccio più efficace, con strumenti operativi nuovi. Ad esempio, ne parlavamo con il ministro francese Darmanin, che è venuto, abbiamo avuto un bilaterale prima dell'incontro a Palazzo Chigi, e parlavamo della gestione del comune confine. Abbiamo sperimentato delle prassi operative nuove, tipo la brigata mista, che è un approccio proprio concreto, dove le nostre forze di polizia lavoreranno insieme alle forze di polizia francesi, e si tratta proprio di un'attività di contrasto all'immigrazione irregolare, ed è un'attività che va a supporto dei servizi che ordinariamente già vengono svolti da ciascuno Stato. Tra l'altro, io prima di Natale, mi pare che sia il 22 dicembre, sarò a Parigi, quindi abbiamo incontri continui, lo diceva anche il ministro francese, che lui è già venuto da noi 4 volte, quindi per me sarà la seconda volta che vado a Parigi, proprio per cercare di strutturare il nostro rapporto in maniera positiva sia per i francesi che per l'Italia. Ministro, la ringrazio.